Bentrovati a tutti voi, questo è il Bar del Calcio. Dobbiamo doverosamente continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Quindi la Lazio perde una partitaccia, perde contro l'ultima in classifica, perde contro una squadra che non aveva mai vinto prima. C'è davvero poco da aggiungere, onestamente, c'è davvero poco da aggiungere in questo disastro. E andiamo alle pagelle. Provedel, 7 in pagella fino al gol di Candreva, fa due miracoli e poi brucia tutto completamente con una papera che per me è clamorosa. Io do colpa a lui per questa situazione, una papera clamorosa di Provedel. Prendi un tiro da 30 metri, cioè la visuale completamente libera, non te la devi a nessuno, c'è posta il vento, quello che te pare, facce con sta mano dura, facce col pugno, butta via sta palla, e invece la smanaccia e va in porta. Di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare, ragazzi? 5 in pagella per Provedel. Gila, 6 è l'unico che salvo, guarda che vi dico. 6, non ho parole, scusate, ma davvero c'ho uno stato d'animo. Sto in difficoltà, ecco. Vi confido il mio stato di difficoltà, ecco. Patrick 5,5, Marusic 5, Lazzari 5, Cataldi 4. Non mi frega niente dell'assist a Immobile, il gol se lo guadagna, se lo crea Immobile da solo. Raga, Cataldi rallenta il gioco, giocatore macchinoso, pessimo in tutto, è stato il peggiore della Lazio dopo un altro. Guendouzi, questo sgomita lotta, che gli devi dire a questo? Che gli devi dire? Ci mette l'anima, poi c'ha i suoi limiti tecnici. Io mi rendo conto che lui ha i suoi limiti perché ce li ha, però gli do 5,5 perché il 6 sarebbe troppo. Il 6 sarebbe troppo per lui. Però, ragazzi, che davvero c'è da di poco a Guendouzi. Che gli vuoi dire? Kamada, mi limito al voto perché poi a Kamada gli dedico un video. 4 in pagella a Kamada. No, 3. Sono stato troppo buono. Basta a far troppo il diplomatico. 3 a Kamada. Felipe Anderson, 5. Non incide. Sembra essere quello che ruba 2-3 palloni. Sembra che potrebbe essere davvero quello che in qualche modo si accende, illumina con un assist, con qualcosa. Fa un tiro deviato. Ma Pipe, non vedo cattiveria, ti vedo quasi abbandonato a un destino già scritto, perché tanti giocatori mi hanno dato la sensazione di non credere più in questa squadra. Forse è questa la cosa che mi fa male, ancora più della sconfitta. Pipe 5, Zaccagni 6, finché sta in campo, ragazzi, è quello che prova a saltare l'uomo, prende le botte, fa ammonire l'avversario. A Giacomino dicevo durante la telecronaca che ottime indicazioni, finalmente stiamo ritrovando Zaccagni, però poi si fa male, ginocchia in disordine, speriamo che non sia grave la sua situazione. Perdiamo Zaccagni, entra Pedro, 4,5, è buono solo a buttarsi per terra non appena lo toccano. Anche l'atteggiamento di Pedro è per me molto indicativo, non mi piace. Dove vai così, Pedro? Non si entra così a Salerno, devi vincere la partita da solo, te chiami Pedro, hai vinto titoli, sei conosciuto in tutto il mondo, è arrivato alla fine Pedro, giocatore finito, eh? Allora perché non mette subito Isaksen, per esempio,
Immobile 6, è lui che si guadagna il rigore con un movimento perfetto, è lui che realizza con freddezza il rigore, viene servito pochissime volte, fa quello che nel limite del possibile può fare, ma non me la sento di dare insufficienza a Ciro. Sono sincero, io un'insufficienza a Ciro stavolta non gliela do, assolutamente no. Che fatica, ragazzi, non mi manca, c'ho il fiato pesante, credetemi, sto davvero male, oh. Porco Giuda, mi ha fatto male fisicamente sta partita. Scusatemi se mostro questo mio lato debole, ma è così. Farà piacere a tanti che mi vogliono male, non me ne frega, io nel bene o nel male mostro sempre la parte vera di me. Dalla panchina chi è entrato? Pedro, ve l'ho detto, è entrato Vesino che non ha fatto niente, 5, è stato bravo solo a piazza in cartellino. È entrato Isaksen, 5 e mezzo, perché è quello che ancora una volta dà la sensazione di essere dinamico, di provare a saltare l'uomo, insomma ci prova. Isaksen 5 e mezzo, tiè, gli do un 5 e mezzo. Poi è entrato Tati Castellanos, stavolta è entrato solamente per litigare, non so se ha preso il cartellino pure lui, sto in una fase confusionale e non so se onestamente se ha preso il cartellino pure lui. Sarri 3, sbaglia formazione, mi dovrebbero dire perché non ha giocato Rovella, mi dovrebbe dire perché non ha fatto giocare Isaksen e per una volta mostrando una volta coraggio nel lasciare fuori Felipe Anderson, perché oggi Isaksen ci poteva stare secondo me, e invece per il ragazzo il solito spezzone. Questo è un allenatore che non cambia le partite in corsa, e oggi, ragazzi, è da tanti di voi viene criticato, però onestamente la disamina di Giacomo a fine partita stavolta non mi sento di dissentire da quanto da lui dichiarato, devo dire proprio la sincera verità, non me la sento proprio. Stavolta condivido gran parte della sua disamina nel post gara, una disamina che vi faccio risentire in coda a questo video, così commentate anche quello. Sono profondamente, no, amareggiato, no, ferito. Sono profondamente ferito, ragazzi. Cambia drasticamente la stagione. Cambia la stagione della Lazio, poi di questo comunque ne parlerò in altri video. Preferisco fermarmi qui, se mi sono scordato qualcosa, se sono stato poco lucido vi chiedo scusa, ma vi chiedo di comprendere e di credere se vi dico che sto male, ok? Vi mando un abbraccio, ciao a tutti ragazzi, forza Lazio, un abbraccio a tutti voi, ciao.